In questa puntata di Mi Muovo parliamo di mobilità collettiva e del trasporto dei disabili, come le associazioni e le istituzioni possono affrontare e risolvere una questione che ci riguarda tutti. Lo sport automobilistico, una grande, grandissima risorsa per sconfiggere la disabilità, l'esperienza di Guido Simplex e dei suoi campioni. Con il nostro avvocato parliamo di agevolazioni fiscali e poi su strada per la consueta prova settimanale di una vettura adattata. Questo e altro ancora su Mi Muovo. Società Canottieri Ilario è una delle società del canottaggio con una storia ultracentenaria. Abbiamo celebrato il 122esimo anno dalla fondazione. È una società che nasce proprio nel bacino del lago di Como come una sezione staccata dell'allora Comense, società che annoverava esclusivamente schermi d'oro. Circa una decina d'anni fa il nostro presidente Enzo Molteni pensò di fare una azione proprio sotto il punto di vista della cordialità, della convivialità, accettando all'interno della società alcuni atleti portatori di handicap mentale. Li accolse e qui capimmo che in effetti, oltre al fatto di essere presenti e quindi di poter dare loro la possibilità di vivere un'ora di libertà e di bellezza, perché chiaramente insistiamo su un bacino la cui spettacolarità è indubitabile e amata in tutto il mondo, abbiamo capito che con loro potevamo anche approcciare sotto un punto di vista squisitamente sportivo. In questo senso è nato quindi proprio il movimento del canottaggio destinato ai ragazzi portatori di handicap. Accogliere i ragazzi portatori di disabilità mentale e fisica ci ha concesso di sviluppare un protocollo che è diventato una sperimentazione clinica e quindi siamo in grado di dichiarare che il canottaggio destinato a ragazzi portatori di handicap rappresenta un modello terapeutico che consente di recuperare o di acquisire delle capacità mentali o di riacquisire delle facoltà motorie perse, che rappresentano effettivamente non solo un momento sportivo, ma soprattutto un momento psicopedagogico e di recupero sotto il punto di vista squisitamente clinico-sanitario. I ragazzi che fanno parte della nostra attività provengono soprattutto da realtà cliniche della provincia di Como. E quindi abbiamo la necessità di andare a recuperare questi ragazzi presso le loro strutture di residenza clinica per poterli portare in due entità che rappresentano il momento sportivo. Per quanto riguarda invece i ragazzi portatori di disabilità fisica, in alcuni casi andiamo a recuperarli al loro domicilio e l'INAIL in particolare rappresenta un bacino di raccolta di ragazzi incidentati non solo della provincia di Como, ma anche della provincia di Milano. Quando abbiamo iniziato la nostra attività con i ragazzi portatori di handicap, si parlava di poche unità e molto spesso avevamo anche la solidarietà, soprattutto dei genitori di questi ragazzi, che si offrivano quasi sempre a che venissero a portare e a riportare a casa i ragazzi. Poi il numero di questi ragazzi è cresciuto. Oggi la nostra squadra di pararowing conta tra i 20 e i 25 ragazzi.
A suo tempo abbiamo fatto presente questa nostra difficoltà alla provincia, all'amministrazione provinciale di Como, che tramite i servizi sociali ci introdusse a questo progetto di mobilità garantita. Nella proposizione del nostro progetto di mobilità per i nostri ragazzi ci siamo affidati in prima istanza, come dicevo, all'assessorato dei servizi sociali della allora amministrazione provinciale di Como. Io ritengo che i criteri di selezione del progetto di mobilità garantita con la società sia stata fatta dalla provincia probabilmente secondo quelli che sono i canoni che normalmente l'amministrazione pubblica deve intraprendere per poter arrivare a questo progetto. È chiaro che dopo l'esperienza stupenda che ci ha accompagnato con il primo progetto destinato al trasporto di ragazzi portatori di handicap fisico, adesso, visto che la nostra squadra di ragazzi, di atleti si è esteso, abbiamo bisogno di una seconda unità di trasporto. Ed ecco che quindi ci auguriamo di poter ampliare la nostra flotta di trasporto per poter consentire una mobilità di tutti i ragazzi e di quelli portatori di handicap fisico e anche dei ragazzi portatori di disabilità mentale. Fra le molte cose che ha fatto la Guido Simpli, che si è anche occupata dello sport automobilistico per disabili e ha formato una federazione che si chiama FISAPS. Questa federazione è stata subito riconosciuta dalla CSAI come unica federazione per fare lo sport dei disabili. La cosa strana è che la nostra federazione, la mia federazione, il quale ancora oggi, dopo tanti anni, faccio il presidente, ha fatto un cammino diverso da quelle altre che fanno sport. Noi siamo una federazione che fa prima la scuola di pilotaggio, dopodiché gli dà una certificazione e questi piloti, disabili se vogliamo dire, questi piloti, possono andare a correre con le persone normodotate, per cui abbiamo voluto abbattere le barriere, quei tabù che ci sono, no? Almeno sullo sport. E quando una persona, diciamo, disabile o come la vogliamo chiamare, una persona che va a fare lo sport automobilistico insieme agli altri, basta che mette una macchina dietro, dimostra che non ci sono barriere, non ci sono pregiudizi. I pregiudizi si creano nel cervello della gente. È chiaro che bisogna dargli gli elementi sportivi sulla macchina, è chiaro che bisogna dargli delle modifiche particolari. Le modifiche che noi diamo per le competizioni non sono quelle standard, no, sono modifiche che permettono alla persona di non perdere tempo in una cambiata. Per esempio, loro hanno il freno sotto al volante, un cerchio, perché quando frenano devono infilare immediatamente, non possono frenare con la destra e mettere la marcia, perdono un secondo e finito il problema. Per cui abbiamo dimostrato la competitività di questa gente, abbiamo fatto dei trofei, stiamo facendo ancora dei trofei, facciamo dei corsi. Poi è l'unica federazione in Europa che fa questo tipo di attività, è l'unica federazione che è riconosciuta prima a livello europeo e secondo a livello nazionale. È l'unica federazione che è riconosciuta dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico, che fa tutto lo sport per i disabili. Per cui io faccio parte del CIP come comitato nazionale, come membro, per cui ci siamo un po', diciamo, dedicati un po' a 360 gradi, a quello che era la problematica, che è la problematica delle persone disabili. Torno a ripetere, poi io ho conosciuto un Clay Regazzoni, ma li ho conosciuto molto bene. Potrei parlare delle cose che abbiamo fatto insieme per una vita. Però ci ho fatto la Parigi-Dakar, allora partiamo. Stefano, fatti la patente internazionale così ogni tanto porti la macchina a te. Io non ho mai portato la macchina con lui, non me la faceva portare perché era troppo innamorato
di portare lui la macchina, di conseguire quelle cose. Il Creazioni era un appassionato delle corse, dell'automobilismo. Io vorrei anche parlare un po' di Alberto Iovera, perché è un uomo che se lo merita, è un uomo fantastico, un uomo eccezionale, un uomo che sa come innamorare la gente. Abbiamo fatto insieme quest'altra, l'ultima edizione di Parigi Dakar, ha avuto più pubblicità lui, televisivi, che tutti gli altri. Perché? Prima perché va forte, e non c'è niente da fare, va forte. Secondo, perché è simpatico, perché è sportivo, perché che bisogna dire, è un uomo eccezionale, un uomo da passare almeno ogni tanto una giornata insieme, perché ti dà soddisfazione. Lo sport serve a far sì che le persone capiscano che una persona, che sia paraplegica, che sia distrofica, che sia amputato, che sia poliomielitico, che sia quello che vi pare a voi, ha con una giusta tecnica applicata, ha la possibilità che hanno gli altri, né più né meno. Sia le leggi nazionali che le leggi regionali prevedono una serie di incentivi e agevolazioni fiscali per i disabili. Per le persone con disabilità e per le loro famiglie, la normativa tributaria italiana riserva una serie di agevolazioni fiscali. Sono infatti previste detrazioni IRPEF per i figli a carico portatori di handicap, per l'acquisto di veicoli speciali e sussidi tecnici e informatici, come ad esempio l'acquisto e il mantenimento del cane guida per i non vedenti e i servizi di interpretariato per i sordi, le spese per l'assistenza personale, le spese sanitarie e le spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare sono interamente deducibili dal reddito del disabile le spese mediche generiche e le spese di assistenza specifica, come ad esempio l'assistenza infermieristica e riabilitativa. Sono invece detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana. Per quanto riguarda le agevolazioni per l'acquisto di veicoli, queste sono concesse solo se i mezzi sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio delle persone disabili. Nel caso in cui però il disabile sia a carico del familiare che sostiene l'acquisto del veicolo, potrà invece essere quest'ultimo a godere delle agevolazioni fiscali. Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie, il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo, alla minorazione di tipo motorio di cui egli è affetto. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo per permettere al disabile di accedervi. Per facilitare le pratiche, l'Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza a domicilio per i contribuenti con disabilità nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. È sufficiente rivolgersi ai patronati, agli enti locali o alle associazioni che si occupano di assistenza ai disabili per conoscerne le modalità. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è inoltre disponibile la guida completa alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, che vi invitiamo a consultare. Parlando di veicoli trasporto disabili, è importante discutere approfonditamente di quello che risulta essere l'aspetto più importante nel trasferimento di una carrozzina a bordo di veicoli speciali. Olmedo è specializzata nella trasformazione di dotazioni per il trasporto di carrozzine e si avvale di sistemi all'avanguardia per poter trasportare in sicurezza disabili su ogni tipo di carrozzella.
vero cuore dell'ancoraggio all'interno di un veicolo è l'arrotolatore, definito retrattore. È un sistema di ancoraggio che si avvale di una cintura di sicurezza autotensionata, capace di eliminare qualsiasi tipo di rollio per qualsiasi tipo di carrozzina. Esso si ancora al binario all'interno del veicolo o al pianale stesso mediante un sistema fast lock che garantisce in totale sicurezza di fissare la carrozzina su qualsiasi tipologia di veicolo. L'arrotolatore autotensionante, questa è la sua definizione tecnica, è sempre abbinato a cinture a tre punti o a quattro per il disabile sopra la carrozzina. Gli arrotolatori sono sempre forniti in kit di quattro pezzi, in quanto è obbligatorio ai fini della sicurezza fissare la carrozzina sempre con due punti posteriormente e due punti anteriormente. Una volta ospitata a bordo la carrozzina e fissata mediante i sistemi autotensionanti, è importante pensare alla sicurezza del trasportato mediante l'utilizzo di apposite cinture di sicurezza. Si tratta di rami cintura specificatamente sviluppati per questo tipo di trasporto che vengono abbinati ai sistemi di aggancio della carrozzina in modo molto semplice e soprattutto universale, cioè compatibile con tutti i sistemi di carrozzina presenti sul mercato. Dopo aver fissato le cinture posteriormente, l'accoppiamento nella parte pelvica del disabile avviene con un semplice aggancio frontale. In accoppiamento alla cintura addominale, comunemente chiamata a due punti statica, viene fornito di serie, ed è importantissimo per la sicurezza del tronco dell'occupante, una cintura dorsale, definita terzo punto, con un aggancio identico a quello degli arrotolatori, pertanto conforme e compatibile con i binari del pianale. Questo sistema, denominato comunemente a tre punti statico, composto da cintura addominale e terzo punto, può essere implementato a seconda di specifiche patologie del disabile sulla carrozzina da sistemi di cinturamento denominati a paracadute o a doppia bretella che vengono mediamente prescritti dal medico curante. Fiaba è nata nel 2000 e nasce su un'esperienza quarantennale. Dagli anni 60-80 ci siamo occupati come pioniere dello sport per le persone con disabilità. Nel 2000 è stata fondata Fiaba proprio perché se non parlavamo di disabilità non avevamo diritto di parola e questo non ci stava bene, in quanto il nostro pensiero è che siamo persone, tutti siamo persone, ognuno nella nostra diversità. E allora abbiamo pensato a un logo e un'immagine che portasse tutti quanti a quando siamo stati bambini. La parola fiaba indubbiamente ci porta tutti a essere sgombre dalle barriere culturali che ci portiamo nella mente. Attraverso Fiaba, costituita nel 2000, stiamo creando una cultura della qualità percepita dalle persone, da tutta la diversità umana. Indubbiamente Fiaba è nata con questa missione, è nata per creare qualità percepita,
la diversità umana è madre natura che ce la dà, è madre natura che ci mette in condizioni di distinguerci uno dall'altro. Non esistono due DNA uguali. La mobilità. La mobilità è una cosa indispensabile, perché se noi non abbiamo una mobilità accessibile sempre e comunque a tutte le persone, non possiamo confrontarci con gli altri. Ma la mobilità non è solo orizzontale. Oggi noi trascuriamo la mobilità in verticale. Tutto quello che oggi viene progettato e realizzato deve essere progettato e realizzato per consentire alla diversità umana di poter fruire di quella struttura. Di conseguenza, via le barriere fisiche. Avere le scale e l'ascensore sono due elementi indispensabili. Esco di casa e ho necessità di un mezzo per muovermi. La macchina, gli autobus, i treni, le metropolitane, gli aerei, le navi. Cosa serve oggi? Allora, tutte queste strutture che consentono a un essere umano di muoversi devono oggi essere pensate, realizzate, che danno la possibilità alla persona di poter sempre e comunque muoversi. Noi come FIAMBA, appunto, fin dalla nascita stiamo promuovendo che la persona nella sua diversità umana possa sempre e comunque relazionarsi col resto della comunità. Noi non parliamo di disabilità. La stessa comunità europea, attraverso la Gazzetta Ufficiale, ha definito le persone a ridotta mobilità, PRM. Non parla più di persone con disabilità, ma parla di PRM, persone a ridotta mobilità. E nelle persone a ridotta mobilità c'è inclusa tutta la diversità umana. Perché chiunque, in qualunque momento, può trovarsi in uno stato di ridotta mobilità. E poi non parlare di quelle figure che hanno necessità di stare sulla loro carrozzina e non possono proprio lasciarla. E questi dovremmo dare un servizio che le consenta comunque alla pari degli altri. Ecco perché questo servizio dovrebbe essere mirato per tutti quei soggetti che non possono utilizzare il mezzo pubblico. Perché se il 99% delle persone con disabilità utilizzano il mezzo pubblico, il che vuol dire rendere il mezzo pubblico fruibile anche per l'altro 99% della diversità umana, noi, i comuni, potrebbero, o gli enti preposti, dare quel servizio personalizzato che è indispensabile per chi non può lasciare la propria carrozzina. Grazie alla recente normativa del Ministero dei Trasporti ci è consentito di effettuare allestimenti anche a persone affette da pluriminorazioni. In questo caso abbiamo realizzato questo allestimento per una persona con problemi sia agli arti superiori che agli arti inferiori e abbiamo installato sulla vettura un adattamento per la rotazione del volante, un prolungamento della leva del cambio e un adattamento per consentire di azionare il freno di stazionamento. Oltre a questi accorgimenti, la vettura è dotata di un sistema vocale per l'azionamento dei servizi. Suonare clacson. Come vedete, basta dare un comando con la voce e i servizi vengono attivati. Si completa l'adattamento con degli accorgimenti per consentire alla persona di poter essere autonomo nell'apertura e nella chiusura dello sportello e quindi abbiamo una leva sulla maniglia e un pedale per consentire la chiusura.
Questo, come altri sistemi realizzati da Guido Simplex, può essere sfilato nel caso in cui la vettura debba essere guidata da altri. L'adattamento sul volante in caso d'urto è reso collassabile. È sempre stato il mio sogno poter guidare una vettura e quando all'inizio ho fatto un po' di ricerche per capire come poter raggiungere questo mio obiettivo fondamentale, fortunatamente sono riuscito a trovare una realtà, un'azienda che oggi mi ha consentito finalmente di essere totalmente autonomo e libero di fare le cose che voglio come tutti quanti gli altri, al di là della mia condizione che è molto particolare rispetto a tutti gli altri. È importante, lo è stato per me, lo è per tante persone con disabilità, poter sapere che un'azienda come la Guido Simplex è a disposizione per trovare le soluzioni affinché ognuno di noi possa finalmente essere autonomo e libero di muoversi. Questo è una necessità ancora oggi più importante perché muoversi con i mezzi pubblici diventa sempre più un problema, l'accessibilità è sempre maggiormente limitata ed è un paradosso nonostante che siamo nel 2015 e quindi la vettura per me oggi è quello che mi ha permesso, mi permetterà anche nel futuro di arrivare sempre a obiettivi più grandi e più particolari. Ovviamente perché io come tante altre persone con disabilità abbiamo l'opportunità di poter guidare, questo diritto, questa opportunità nasce da una serie di norme nazionali ed europee che regolano sia l'aspetto dei sistemi della sicurezza alla guida e sia norme che consentono di poter prendere una patente di guida. L'ANGLAT da sempre svolge questo ruolo fondamentale di dialogo, di interlocuzione e soprattutto di proposizione di norme finalizzate all'autonomia e alla mobilità delle persone disabili e in particolare gli adattamenti di guida che io ho nella vettura così come tutti gli altri installati per altre patologie di disabilità sono comunque adattamenti omologati e prescritti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti su una normativa nazionale che recepisce una normativa europea del settore.